praticamente gli atti dell'amministrazione verranno scritti e immaginati con un linguaggio neutro che in qualche maniera dà spazio anche alle donne di ritrovarsi all'interno delle linee politiche dell'amministrazione. È un progetto che arriva da molto lontano, era già stato approvato una parte con una carta di intenti nella precedente consigliatura, lo abbiamo portato a compimento e abbiamo approvato oggi in giunta le linee guida per scrivere i documenti, gli atti e la comunicazione interna ed esterna del Comune. La scadenza è quella alla fine di quest'anno, tutti i dirigenti e direttori hanno il loro piano di gestione, diciamo così, quello di adeguare il linguaggio degli atti amministrativi, oggi con le linee guida hanno anche un'indicazione per andare in quella direzione. L'obiettivo è quello di costruire, cambiare le parole per cambiare il pensiero. Ogni giorno assistiamo a violenze